Convocati dall'amore del Padre, vogliamo accogliere il dono della misericordia che viene dalla nostra Cristo. Nel battesimo abbiamo ricevuto la vita nuova di Dio. Ora ritorniamo a questo monte per attingere ancora grazia e salvezza. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia a voi e pace da Dio, nostro Padre e dal Signore nostro Gesù Cristo, che ha dato la sua vita per cancellare i nostri peccati. Siamo qui, voi, bambine, bambini, i vostri genitori, credo che ci siano i nonni, forse qualche altro parente, ci siamo noi sacerdoti, ma idealmente c'è qui tutta la parrocchia, perché è da ieri sera che noi preghiamo per voi. In tutte le messe della parrocchia abbiamo ricordato i bambini e le bambine che oggi avrebbero ricevuto per la prima volta il sacramento della confessione. Quindi c'è tutta la parrocchia intorno a noi. È un momento non solo per voi e per la vostra famiglia, ma è un momento per tutta la comunità parrocchiana. Che in questi, che in momenti come questi, segna una tappa del suo cammino. Quello che succede oggi qui, oggi, 12 maggio 2019, non è mai successo nella storia e non succederà mai più. È qualcosa di unico, pensateci, non succederà mai più. Quindi è qualcosa che nella storia del mondo, durasse il mondo ancora miliardi di anni, non succederà mai più. È una cosa unica e quindi la dobbiamo vivere con questa unicità. Sentiamoci dentro questa cosa unica che mai è successa e mai più succederà. Quindi viviamo con semplicità ma anche con tanta intensità. D'accordo? Questo vale per voi bimbi e bimbe, anche per i genitori, vale per i mamma, vale per i catechisti, per i sacerdoti, per tutti quelli che sono tutti. Viviamo così, accompagniamo questi bambini, questo passo importante della loro iniziazione cristiana. Seguiamo su questo opuscolo. Al fonte battesimale i nostri genitori hanno scelto per noi la fede e di questo siamo loro grati. Con l'acqua benedetta la notte di Pasqua segniamo la nostra mente, il nostro cuore e il nostro corpo, chiedendo al Signore di renderci puri da ogni male, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Thank you.
Acclamiamo la parola di Dio col canto dell'Alleluia. Gracias.
Siete delle pecore o non siete delle pecore? No. Siete dei bambini o delle bambine? Allora perché io ho chiesto come si chiama la pecora e voi avete risposto ciascuno con il vostro nome? Perché? Sentiamo, Beatrice. Perché noi, ciascuno di noi è scappato da... Cioè, la pecora è ciascuno di noi che si scappa da Gesù. Bene, quindi è un'immagine, no? Giusto? È un po' semplice per dire una cosa importante, per far capire le cose importanti. Gesù si serviva di quello che aveva sotto gli occhi. Pensiamo al tempo di Gesù, vedere il gregge con le pecore era l'ordine del giorno. Oggi no. Avete visto qualche gregge in giro? Sì. Sì, qualcuno ne ha. Sono pochissimi, ma al tempo di Gesù bastava che lui aprisse gli occhi e vedeva i gregge con i pastori. Quindi era un'immagine che era suggerita a Gesù da quello che vedeva. Quindi noi non siamo delle pecore, siamo delle persone, ma Gesù, prendendo semplicemente dalla vita di tutti i giorni, ha usato quell'esempio per spiegarci una cosa importante. Ci siamo? Quindi noi non siamo una pecora, siamo una persona, ma Gesù ha usato quel linguaggio per farci capire una cosa importante. E la cosa importante è che qualche volta noi scappiamo dall'ovile. Anche questa è un'immagine, l'ovile. Quando vuoi
Quando? Quando voltiamo le spalle a te. Quando non ascoltiamo, Simone vuole. Quando dimentichiamo. Vedete quanto cosa. Secondo me i grandi non sono capaci di fare l'esame di coscienza come lo stanno facendo questi bambini qui. Non sono mica capaci. Bravo. Ma diciamo, adesso vi do una risposta io. Cosa vuol dire uscire di Gesù? Vuol dire tutte le cose che avete detto voi. Ma uscire da Gesù è fare una vita diversa dalla sua. Questo significa uscire da Gesù. Fare una vita diversa dalla sua. E la vita di Gesù, questo dobbiamo stringere perché dobbiamo andare avanti, ha due punti fermi. Due punti fermi. Che se noi non assomigliamo a Gesù in questi due punti fermi, cadiamo nel peccato. E quali sono questi due punti fermi della vita di Gesù? Ve lo dico io. Amare Dio nostro Padre con tutto il cuore. E amare i nostri fratelli. Gli altri uomini e le donne come noi. Questi sono i pilastri della vita di Gesù. Gesù ha amato con tutto il cuore Dio, il suo Padre, e ha amato i suoi fratelli con tutto il cuore. Quando noi non amiamo Dio con tutto il cuore e non amiamo i nostri fratelli, usciamo da Gesù. E allora cadiamo nel peccato. Avete capito? Amare Dio con tutto il cuore. Non so se i vostri genitori vi hanno insegnato una delle preghiere più belle che fa parte delle preghiere dei cristiani, che si dice la mattina quando ci si alza. Sapete come inizia questa preghiera? Pietro. Ce n'è un'altra. Comincia così, te la dico io. Ti adoro, oh mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato. Questa è la preghiera che da secoli i cristiani recitavano. Vedete le prime parole. Ti adoro, oh mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Amare Dio. E amare i fratelli significa accogliere quelli che vivono con noi, intorno a noi, insieme a noi. E chi sono le prime persone a cui dobbiamo voler bene? Chi sono? Questo qui l'abbiamo già detto, Dio, ma chi sono i fratelli, in questo caso non sono proprio fratelli, le prime persone oltre Dio a cui dobbiamo voler bene? I nostri genitori, è la stessa risposta che stavate dando tutti, i nostri genitori, e insieme ai genitori chi? Vieni,
prima di me. Invece noi non ragioniamo così. Noi invece ragioniamo di solito. Prima vengo io, poi vengo tu. Prima quello che voglio io, i miei desideri, i miei capricci, e poi vengo tu. Invece mare è proprio contrario. Prima vieni tu, poi vengo io. E allora questo è davvero molto impegnativo. Se ci pensano i genitori sanno quanto è impegnativo. Se ci pensano i papà e le mamme sanno quanto è impegnativo dire tu vieni prima. Invece noi sappiamo, adesso mi ricordo un attimo i grandi che finisco, noi sappiamo che la cultura contemporanea in cui siamo immersi, che è quella dell'individualismo, fomenta un altro modo di ragionare. Prima vengo io, poi vengo tu. Quindi prima soddisfo tutti i miei desideri, le mie volontà, i miei capricci, dopo vengo tu. Ma capite? Questo è il modo radicale di contraddire il Vangelo. È il contrario del Vangelo. Ci siamo. Allora, uscire, se no ho finito, uscire da Gesù significa non amare Dio, dimenticarci di Lui, per esempio non pregare più, non andare a messa la domenica, non confessarsi. L'amore di Dio è molto concreto. Non possiamo dire, oh Dio come ti amo, e quella domenica sto a letto a dormire. Storie. Moltiplicato per anni, altro che incrostazione.
incrostazione. Altro che la matrice e la nostra linea che si rovina. C'è tutto che si rovina. Non dobbiamo perdere questa sensibilità. Ringraziamo questi bimbi che oggi, attraverso la loro prima confessione, ci ricordano l'importanza di questo sacramento. D'accordo? Ritornate con il giorno del vostro battesimo. Pietro di Cura. Tutto bene? Tutto bene? Allora, continuiamo con la nostra celebrazione. Benedici i tuoi figli, o Signore. Le mie parole sono sincere, i miei gesti
rispettando le cose di tutti a casa, a scuola, nello scuola. Vedete, magari sono solamente alcune domande, un po' come per dire le cose, ma vi serve poi per fare anche la professione. Adesso ci arriviamo in piedi. Qualunque cosa nel nostro cuore c'è che propria, abbiamo rinunciato. Dio è più grande del nostro cuore, conosce ogni cosa e ci perdona. Preghiamo insieme, diciamo, tu che ci vuoi bene, perdonaci Signore. Tu che ci vuoi bene, perdonaci Signore. Mai credo trovo per perdono, accogli il mio perdono.
risplendete. Siete come tante stelle. Rimanete accesi. Rimanete accesi. È l'invito che facciamo ai vostri genitori. Fate che questi bambini rimangano accesi. Non spegneteli voi. Non spegneteli voi. Il secondo sacramento che ricevono è il loro cammino di iniziazione cristiana. Cioè, diventano gradualmente, pienamente cristiani. Non spegnete questa luce che attraverso il sacramento è stata accesa nella vita di questi bambini e di queste bambine. Ci alziamo in piedi. Rigenerati dalla grazia pasquale dei sacramenti della penitenza, insieme preghiamo come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li ripetiamo. Dopo la benedizione, ciascuno di voi si avvicinerà e vi avverrà come ricordo un piccolo libro. È il libro dove ci sono le preghiere. Le preghiere vanno bene la mattina, la sera, non come un una cosa bella. Consegniamo a voi fate aiutare i genitori a dire le preghiere il mattino e la sera. D'accordo? Non so se è possibile che i catechisti farli avvicinare in ordine alfabetico, perché c'è il nome. Poi in oratorio c'è un momento di festa e di convivialità, perché che il nome del Signore è un motivo di gioia, un motivo di gioia e di festa. Una parola di ringraziamento, in modo particolare ai sacerdoti che hanno offerto il perdono del Signore, poi ai catechisti, Suor Cecilia, Marilena, Dante, Gaia, Francesca, Laura, e grazie sentito al coro delle anime che anche questa volta ci ha aiutato a pregare e a rendere questa celebrazione anche intensa dal punto di vista del canto. Ora riceviamo la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi protegga. Faccia splendere su voi su di voi e di noi a sua misericordia. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi confida la sua pace. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La gioia del Signore sia la vostra forza, andate in pace. Gracias.